a un'idea di Ivano Malambrucco e del Madrone di Mezzozzo della manifestazione Martinelli, e viene questa iniziativa a colmare una grande lacuna, mentre nel campionato, diciamo, nel calcio a 11 c'è sempre stata questo campionato amatori, c'era la necessità di fare questo campionato anche nel calcio a 5, e questo è stato il motivo, la molla che ha fatto nascere questa idea, che ha avuto anche un discreto successo. I centri sportivi aderenti sono diversi nell'arco di tutta la provincia. La particolarità della manifestazione consentirà a tutti di confrontarsi con diverse realtà e soprattutto di non giocare con le solite persone dei centri sportivi, diciamo che è questo che amplia il confronto e la voglia di misurarsi e di conoscere nuove realtà. Lascio la parola al padron Marco Mele, che ci ha accolto in questa splendida rovescia. Speriamo soltanto che questo evento riesca a coinvolgere un grosso numero di giocatori, di partecipanti, che sia tutto basato come dovrebbe essere sulla realtà, sull'amicizia, sul divertimento puro, e per il resto lo affido agli onieri del calcio nostrano. Bene. Il Martin Pescatore e il grande profeta Manuel, che saranno quelli che, diciamo, traghetteranno questa avventura. Ringrazio Roberto per questa manifestazione, insomma, per la piccola organizzazione, e anche spero che tutti i centri sportivi aderiscano a questa nuova iniziativa che prenderà tutto il territorio di Latina e provincia. E mi dispiace per la gente, insomma, che fa qualche prevenzione, ci sta sempre, no? Qualcuno che è mancato, però puntiamo, insomma, a pure che dice da fede, puntiamo, insomma, ma il gruppo aperto prende più centri sportivi possibili, insomma, alla sbaglia di tutta la territoria. Volevo illustrare Amanda è la nostra ragazza immagine, che poi sappiamo che sto letto la particolare del progetto, appunto, è questa qui: ci saranno gare di andata e ritorno sui centri sportivi aderenti, o anche c'è la possibilità di singole società, quindi abbiamo anche qualche rappresentanza, di scegliere proprio direttamente il campo da gioco. Quindi questa è un po' la particolarità, diciamo che si ricarica in grandi linee parallelamente al campionato provinciale della PGC, ovviamente con costi nettamente più alla portata. La particolare dell'iniziativa sono anche dei partner che ci danno una mano. Qui vedete con l'app della Top Line, che darà la possibilità di acquisto di materiale medico a dei prezzi convenzionati e agevolati. Avremo anche un centro sportivo di nuova rivalutazione, chiamiamolo così, che ci darà una mano dal punto di vista della parte della preparazione atletica, dell'SD Sport Training Continuo, che è presentato da Giulio Ricciardone, che darà la possibilità sempre ai nostri atleti, ove ne avessero possibilità, di usufruire delle agevolazioni per un percorso di preparazione atletica delle squadre. Poi avremo sicuramente, come vediamo dalla nostra maglia ufficiale, la possibilità, nell'iscrizione è compresa la maglia da gioco, perché noi vorremmo più fare tutto quanto, da quello che riguarda il settore arbitrale, alle squadre e a tutto il resto, compreso di palloni, casacche, proprio per identificarci nell'arco della stagione e dare un segnale per anche garantire la continuità all'evento negli anni venuti. Molte partite, vedete qui presenti lo staff di Mondo Futsal al gran completo, verranno riprese con highlights e interviste post gara, proprio per dare la massima visibilità. L'ente di promozione sportiva ovviamente è Lopez, l'organizzazione per l'educazione allo sport,
e gli altri appunto saranno dell'Ovest. Qui abbiamo il rappresentante, il responsabile provinciale degli arbitri, se vuoi dire due parole. Siamo qui con questa iniziativa, partiamo con entusiasmo, una cosa aggiuntiva alla nostra federazione, al nostro settore, al nostro gruppo arbitrale. Speriamo che tutto vada bene come è sempre andato, ci misuriamo su questo nuovo fronte, siamo pronti, non vediamo l'ora di partire e siamo a disposizione delle squadre, dei giocatori e delle società per ogni evenienza. Giulio, tu volevi dire qualche parola riguardo al discorso del treno obiettivo, però niente, perché il nostro centro ha messo a disposizione a tutte le squadre, potremmo andare ad effettuare la preparazione atletica di squadra o individuali, recupero, rievocazione motoria a seguito di infortuni, quindi magari se c'è un giocatore che ha avuto un infortunio e dopo la parte del terapista, quindi del fisioterapista, come da noi per fare la rimessa in campo. Inoltre poi potremo effettuare allenamenti di squadra, tecnico-tattici e niente, il servizio è più ampio. Potenziamento, test di protezione funzionale e cose qua. Ecco, diciamo che questo è un po' il segreto, ringrazio Giulio per il tuo intervento, anche perché non siamo troppo pesanti, perché altrimenti poi... però ecco, è importante capire l'importanza di questo, io definisco, circuito in cui tutti i centri sportivi intervengono, ma anche le squadre, quindi deve essere il discorso del fair play è importante, perché non dobbiamo andare a fare competizioni agonistiche che poi sfogliano comportamenti non regolamentari, e avremo tutta una serie di convenzioni che mano a mano verranno comunicate a tutte le squadre partecipanti, a tutti gli atleti. In primis ci sarà la possibilità di usufruire del gruppo delle scommesse, cioè del main sponsor, poi vi spiegheremo come, poi ci sarà la possibilità di avere delle convenzioni che ci sono state chieste per le visite mediche. Mediche agonistiche che serviranno, perché sono certamente necessarie, ci sarà la parte assicurativa che verrà anche bene, bisognerà fare appositamente in base a quello che sceglieranno gli atleti e strati, perché come succede spesso in questi casi a livello di promozione sportiva, molte volte poi la gente si trova a lamentarsi perché non ha un'adeguata copertura assicurativa. Noi offriremo l'opportunità di scegliere la formula assicurativa che uno preferisce, in maniera che poi ha le assicurazioni annue che vuole. E poi ci saranno tutta una serie di eventi e iniziative che verranno correlate. Le prime tre squadre classificate del campionato andranno alla fase finale in una qualità di villeggiatura ancora da stabilire, tutto incluso, quindi la fase finale sarà importante e sarà una sorta di premio alle squadre che vinceranno nel campionato. Oltre a queste tre squadre verrà aggiunta la vincente della Coppa di Lega. La Coppa di Lega è un'iniziativa che verrà svolta dopo la prima pausa di Natale, ci sarà dal 15 gennaio al 15 febbraio, questo mese tra virgolette morto, perché vogliamo offrire la possibilità poi di riprendere ai centri in condizioni climatiche accettabili. In questo mese morto verrà fatta probabilmente, diciamo al 100%, però ancora sempre perché non abbiamo la conferma, non la possiamo fare, ci sarà la possibilità di effettuare questa Coppa di Lega all'interno di una struttura coperta, quindi uno si riavvicina al campionato facendo questa Coppa di Lega, e la vincente della Coppa di Lega avrà diritto a andare ad aggiungersi alle tre squadre alla partita. Ovviamente se, come succede anche nel campionato italiano normale, se la prima classificata del campionato vince pure la Coppa di Lega, ci andrà la quarta classificata per dare la possibilità a tutti di avere questo e poi questo sarà un quadrangolare,
del sì, sì, il quadrangolo, diciamo, per il momento è quadrangolare, però siccome ci sono anche degli altri gironi che vengono stabiliti, quindi uno al sud continuo che già è aderito, vorrebbe esserci un altro ai Castelli Romani, poi svilupperemo la formula in base ai gironi. Ovviamente quello dei vincenti dei gironi periferici andrà solo la prima classificata, mentre questo del campionato, diciamo, generale che abbiamo noi, andrà le prime eventi, eccetera. Quindi le cose da dire saranno tante, io penso che sarà meglio che si parlerà poi sul campo. Adesso abbiamo questo mese di avvicinamento in cui si ufficializzeranno le iscrizioni, si ufficializzeranno le affiliazioni dei centri, si ufficializzeranno la disponibilità di campi sportivi e noi sicuramente abbiamo in aspirazione di raggiungere un numero adeguato di squadre e lanciare per la prima volta nella provincia di Latina questa iniziativa. Mi sembra che siamo stati abbastanza esaustivi, se c'è stata qualche domanda particolare la rispondiamo, se no ci salutiamo e ci prendiamo qualcosa più a fare. Se avete qualche domanda particolare, insomma. Allora io ringrazio tutti per la pazienza e l'attenzione, ringrazio Marco che purtroppo è sì, impegnato in mille cose, quindi comunque c'è sempre molto vicino, quindi e quindi buona Lega a tutti, grazie.